Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo secondo episodio della Skyblock, quella su un blocco solo. Oggi andiamo avanti e andiamo a vedere cosa succede. Sono andato un pochino avanti, mi sono allargato un po' la piattaforma sotto e poi mi sono fermato perché non avendo più torce, non avendo torce, avendone una sola, faccio vedere che, vedete, ho allargato parecchio la piattaforma sotto in modo da poter andare a creare già i livelli. Vediamo se riusciamo già in questo episodio a creare i livelli e portare tutti gli animali sotto, perché ho trovato un progetto carino per, diciamo, rendere carino il blocco di generazione, il blocco matrice, quindi ci può stare. Allora, intanto allarghiamo ancora un po' la piattaforma. Intanto sotto sta già sorgendo il sole. Ah, altra cosa, sto facendo la prova con il microfono, non so se si sente meglio, spero di sì, e vediamo come. Sto utilizzando il microfono che c'è qua sotto, quello che avete visto che ho unboxato nell'ultimo video, per registrare da OBS direttamente. Quindi l'audio lo sta prendendo direttamente OBS tramite il microfono. Dovrò vedere di sistemare un po' le impostazioni degli alti e dei bassi del microfono. Devo vedere e capire come fare. Però diciamo che le impostazioni, diciamo, di amplificazione, preamplificazione, le ho impostate abbastanza bene. Cosa possiamo fare adesso? Niente, andiamo avanti a rompere i blocchi. Ok. Tanto arrivano notifiche a caso, a random. Innanzitutto questa piattaforma qui non sarà dove cammino, non sempre, servirà a non andare a perdere i blocchi di terra. Vabbè che ce ne danno una marea, però comunque meno ne perdiamo meglio è. Facciamo un po' di sticchettini. Ok. Mettiamo abbastanza per tenere sotto al riparo, diciamo, le nostre amiche bestiole. Intanto proteggiamo questa parte qua che è la parte più critica. Ok, ci siamo. Potrei provare a farli cadere adesso di sotto. Che è stato quel rumore? Non lo so, e non lo voglio sapere. Ok, facendo un buco qui, in teoria, loro dovrebbero cadere di sotto. Sì, esatto. E non dovrebbero prendere neanche troppo danno. Non dovrebbero. Poi è tutto. Ok, il pollo è arrivato giù di sotto. Ok, ci siamo. Adesso loro dovrebbero iniziare a scendere. Ok, fantastico, non hanno preso danno, molto bene, che è la cosa più importante. Ok, adesso manchi solo tu e poi tolgo tutto il recinto. Carbone, possiamo fare torce. Fantastico,
Allora, torce subito, subito delle torce. Illuminiamo tutto. Ok. Torcia qua, torcia là. Torce giù di sotto, qua, così. Una torcetta la possiamo mettere lì. Un'altra la mettiamo di lì. Mettiamo torce ovunque. Una qua, un'altra piazziamo qua. Ok. Siamo a 348 blocchi scavati. Abbiamo una. Ci è andato le mucche a fungo. Possiamo avere cibo infinito. Dobbiamo fare delle ciotole e possiamo farci veramente il cibo infinito. Forza, vai. Aie. Aie di sotto. Tetto di sotto, vabbè, pazienza. Altra cosa che adesso dobbiamo fare, che volevo fare, è andare a piazzare, andare a creare una piccola, diciamo, proprio una roba piccolissima, fonte di cibo. Quindi ci prendiamo il secchio d'acqua. Andiamo a posizionarlo qui. La crafting table la possiamo posizionare nel frattempo, la possiamo mettere qua in modo che non scappano i mob e possiamo farci finalmente la nostra prima zappa. La facciamo a sto punto direttamente in pietra perché il legno non c'ha voglia di stare lì a farla. Possiamo iniziare a coltivare qualcosa. Quindi abbiamo messo i semi. Dove sono i miei semi? Eccoli qua. Che così possiamo far moltiplicare. No. No, 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 vieni dentro, dentro, vieni dentro, su. Ah, bravo. Forse avrei dovuto mettere in effetti. No, 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 no,
Olì! Però la pietra la lascio giù che non si sa mai. Ok. Ok, spawnano anche di giorno? Questa non è una bella notizia. Anzi, fammelo tenere vicino alla spada, che non si sa mai a sto punto. Ok, si è rotta la pala. Torniamo col piccone. Ok, può funzionare, ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Ok, direi che per oggi non siamo andati tanto avanti. Sono spawnati due zombie, mi hanno dato però una carne marcia e basta, va bene. Tanto io andrò avanti a minare, costruire un po' della piattaforma e nel prossimo episodio vediamo di riuscire ad arrivare al terzo step. Quindi per questo video è tutto, io vi ricordo di commentare, iscrivervi, lasciare dei like e condividere a tutti. Speriamo vada tutto bene. Un saluto elettrizzante, ciao!